Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su un gioco davvero particolare che è uscito su Steam il 6 di aprile, il suo nome è Lost Words Beyond the Page. Un gioco che ho scoperto per caso perché probabilmente dalla miniatura che fa alla fine incide per il 90% della scelta di vedere e visionare un gioco o meno, mi sarebbe passato in sordina se non avessi visto una live di multiplayer.it. E il gioco mi è piaciuto perché incarna un pochino l'essenza indie, l'essenza di quei giochi rilassanti che hanno a che fare con le parole. Infatti vivremo nei panni di un... all'interno di un diario di una ragazzina, ma andiamo a scoprirlo insieme e godiamoci questo titolo che è in italiano, tra i pochi che possiamo avere la fortuna di goderci appunto nella nostra lingua. Il suo costo è di 14,99€. Non è sicuramente un gioco per tutti, vista la natura rilassante, vista la natura, diciamo, di gioco che ha a che fare comunque con le parole. Abbiamo visto una nonna che ha fatto un regalo alla nipote, ipotizzo. Questo libro appartiene a... Me. È una storia che da un certo punto di vista fa anche sognare. Caro diario, ti fa piacere se ti chiamo così? Certo, è un po' formale, lo so, ma ci siamo appena conosciuti. Lascia che mi presenti, vedete che possiamo muoverci. Questo onestamente mi fa sognare perché mi ricorda tanto quanto io da piccolo amassi scrivere. E ai tempi non c'erano giochi in cui comunque si poteva rivivere quello che poteva essere un testo scritto. Io sono Isabel, Barbara Cook, ma quasi tutti mi chiamano Izzy. Tranne mio papà, per lui io sono il suo microbo. È proprio uno sciocchino. Mio fratellino Ben mi chiama Izbo. Io lo chiamo masticatende. Le adora rosse a colazione e blu a cena. Gnam gnam. Bellissimi disegni. Un po' stile così acquerello. E poi c'è la mamma. La mia compagna preferita per il tè. Ma se clicca col mouse. Ah, sì. Mom, my top tea drinking buddy. Il gioco è così, eh? La guardiana della biscottiera. Se avete dei bambini, magari questo potrebbe essere un gioco dedicato a loro. Per il fatto di comunque magari invogliarli a leggere. Per godersi un gioco. E questo lo dico anche perché ho un nipote che comunque sto cercando di far leggere i giochi quando viene da me o io vado da lui e ne proviamo qualcuno. Questa è Pinky. Ah, vado a prendere un tè. Questa è Pinky. Curiosità su Pinky. Ha paura dei topi. Secondo me è un po' gelosa, caro diario. No, sono caduto di sotto. Ok. Oggi è il mio compleanno e la torta l'ha fatta papà. Il gioco ovviamente cambia dopo, non fatevi ingannare da questo perché diventerà anche molto più animato. Ho spento le candeline. Cado giù. Ah, le spengo così, ok. E ho espresso un desiderio, spettacolo. Si può saltare da una pagina all'altra, no? Quindi si gioca così. Salto qui, salto lì e poi lo metto qua, così almeno. E ho espresso un desiderio che diventi più alta di mio padre. Ed è probabile che succeda. Ehi, è probabile che succeda. Sin da bambino ho sempre sognato di diventare una scrittrice. E qui entra in gioco tu, caro diario. Vediamo un po' se riusciamo a fare una scaletta per andare su. Ah, possiamo anche sbloccare queste in modo che ci dà dei pensieri aggiuntivi. È inutile preoccuparsi di essere migliore di quel che conta esercitarsi. La nonna è una frase veramente utile. Vediamo l'ultima, giusto per curiosità, perché è intrigantissimo questo gioco. Scrivi di te stessa, nessuno può farlo meglio di te. Sempre un'altra massima della nonna. La nonna dice sempre
scrive uno scrittore, è giusto? No, uno scrittore scrive. A writer writes. No one ever got anything. Volere qualcosa non significa ottenerla, vero anche questo. Eh sì, infatti è qua sotto il... I guess that birthday wish was a waste then. Allora quel desiderio che ho espresso non serve a nulla. No, ci sarà qualcosa da cliccare, da poter fare, magari fare il giro qua dietro. Eh sì, probabilmente sì. Vediamo se riesco a... No. Però devo cliccare qua, magari. Ah no, si è aperta la porta qua, fantastico. La nonna ha detto che per scrivere bisogna esplorare i propri pensieri. Vediamo. E alla fine mi aiuta a sbloccare le proprie emozioni. Dunque, da dove comincio? Andiamo avanti. Vorrei scrivere qualcosa che faccia sorridere la nonna. Parla sempre di piccole ghiande che crescono fino a diventare alberi. Sarà che vuole farmi sentire meglio per la mia altezza? Cioè, guardate che roba. Ha spostato la parola qui in modo che io possa saltare lì. Attivare quest'altra o per come scrivo. Voglio scrivere una storia, ma che tipo? Una storia d'amore? Bla bla bla. Fantascienza? Una commedia? Forse mi piace tanto la scienza. Non ho uno humor da strapazzo io. Un dramma? Che barba? Favole? Non sono per bambini? Un attimo, ora sì che ragioniamo. Una storia fantasy. E ora è fatta. Ok, vediamo che cosa andrà a scrivere questa ragazza. Dunque, da dove comincio questa storia fantasy? C'era una volta. Già mi annoio. Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata. Ancora, da capo. Ma inizierei con è una notte buia e tempestosa. Vediamo. In un regno non molto lontano. Questo è già un inizio buono. Nella terra di... iniziano i disegni. Di Estoria. Un posto in cui regnava la pace e la magia. Viveva una ragazzina di nome Grace, Georgia o Robin. Io la chiamerò Robin. Era nota a tutti per il vivace colore del suo abito. È Robin verde. Era pronta per partire all'avventura. Perché in effetti quel momento l'aveva atteso per tutta la sua vita, essendo l'unica apprendista della custode del villaggio. La vecchia Ava. Ricorderà un po' sua nonna, immagino. Cioè, qua c'è tanto da leggere, proprio per bambini può andare veramente bene, ma non solo. Tutti adoravano Robin. Aveva un'indole curiosa e un cuore compassionevole. Tutti gli abitanti del villaggio pensavano che nessuna persona fosse gentile, intelligente e spirituosa. Io metto gentile. Si curava degli altri e adorava preparare bevande zuccherine. Sì, dai. Andiamo. Si comincia. E qua inizia la grafica veramente bellissima di questo titolo, che ovviamente non voglio sviscerarvi tutto ora, insomma è un input quello che vi do per valutare magari un gioco del genere, costa 15 euro, però per godervi qualcosa di rilassante o per giocarlo con i bambini può essere una grande idea. Vive una ragazzina di nome Robin nella terra di Estoria, non ho letto prima. Era gentile e amava prendersi cura di chi le stava intorno.
casa sull'albero. D'improvviso, un piccolo puntino luminoso la raggiunse e cominciò a volare intorno a Robin. Ciao, lucciolina! Sei forse qui per il mio compleanno? La guidiamo noi col mouse. Oh, la vecchia Ava ne sarà così felice. Torniamo al villaggio. La lucciola sembrava felice come Robin. Volevo anche preparare del succo di frutta per la vecchia Ava, di nascosto. Chissà che non troviamo qualche altro frutto nel bosco nella via del ritorno, eh, lucciola? Va bene, andiamo. Ci si muove con Vazd, come ho sempre fatto finora. Sembra ottimo. Andiamo. Bisogna ora capire come andare avanti. C'è questo. Con lo shift lo possiamo trascinare. Fatemelo spingere. Bella grossa, perfetta. Manca poco al villaggio, andiamo! Anche il sonoro è veramente notevole. Il ponte era vecchio e cigolante. Attenta, Robin, attenta. Robin immaginò pinne di squali che nuotavano intorno. Ce l'abbiamo fatta, lucciolina. Giù. E poi si preme di là. Okay. Robin conosceva tanti percorsi segreti per tornare al villaggio, come questo, giù e in là. Adorava le radici che la sfioravano, come se l'albero l'accarezzasse delicatamente. Ci siamo quasi, lucciolina. Ci vogliamo ancora un po'. Eccoci qui. Arriviamo. Il vecchio montacarichi, poco usato. Ma che spettacolo! C'è anche l'albero tutto sul fondale. Il suo ingresso segreto al villaggio. Robin non vedeva l'ora di riabbracciare la vecchia Ava. Sarebbe stata fiera che la lucciola fosse venuta. Guarda, lucciolina. Casa. Le case sugli alberi, non la casa sull'albero. Le calde luci, l'invitante odore della vecchia capanna di Ava l'accolsero. Ecco. La vecchia Ava. Buon compleanno, Robin. Ho una nuova amica. Una delle nostre lucciole sacre. Questa sì che è una notizia speciale. Che vuol dire che... Vuol dire che... Sì, è arrivato il momento. Mi prenderesti quel contenitore? Ava era sicura che per Robin non sarebbe stato un problema. Sollevare, ok. Quindi sollevare, la uso qui. Infatti si agirà così nel gioco. Si useranno i verbi e le parole giuste per interagire con l'ambiente in modi diversi. Cosa ci ha dato? Avanti, apri. Tasto destro del mouse, sollevare. Abbiamo sbloccato il verbo sollevare. Qui potrai conservare tutte le parole magiche che trovi. Alcune restano con te, altre sono passeggere e ti aiuteranno a superare qualsiasi ostacolo. Bene, l'addestramento è stato completato, congratulazioni. Ora sei la nuova custode delle lucciole. Custode? Ma non sei tu la custode. Una volta ero solo una custode a riposo. Faresti meglio raggiungere l'albero sacro per ricevere l'unzione delle lucciole. Ti raggiungo tra breve, mia cara. Andiamo. Si va di qua. Ah, prima che mi dimentichi, ho qualcosa per te per celebrare l'occasione. Vediamo un po' come funziona. La vecchia Ava mise la mano in tasca e ne estrasse un dono per Robin. Era il suo ciondolo preferito, un gigantesco zaffiro. Zaffiro perché ricorda molto la mia infanzia. Non che abbia avuto un'infanzia piena di zaffiri, ma mi ricorda il primo gioco che io giocai, che era Sapphire, per l'Olivetti PC 128, quindi un zaffiro.
o Zaffir, insomma. Sono fiero di te, Robin. Andiamo, facciamo quest'ultimo pezzo perché poi voglio vedermelo poi con calma. Robin venne circondata dal fervore della vita del villaggio. Quindi qua posso usare il verbo sollevare. Sollevare cosa? Ah, wow, come hai fatto? Un attimo, ha il potere. Deve avere il libro. E Robin è la nuova custode delle lucciole. Perché dobbiamo rimanere occupati del montacarichi tutto il tempo? Mi viene mal di schiena solo a guardarlo. Robin adorava tirare sassi al di là dei tetti. Ma non oggi. Posso fare qualcosa qui con... No, non posso farci nulla. Robin ha il libro. Eh sì, uso sollevare, quindi vado su. O vada solo, non lo so. Non posso ovviamente fare scherzi agli altri. Osservò il suo vivace villaggio sulle cime degli alberi. Sì, me l'ha detto perché quello era il mondo che conosceva. Intanto vediamo la gente che parla, che vive la vita. Senti qua, che profumo paradisiaco. Infatti un altro po' mi fa bene, prendo 10. Ok, stanno tutti parlando. Ma dentro di sé sentiva di volerne sapere di più. Scopriremo altre parole, potremo agire in altri modi, vagheremo per il mondo. Insomma, ci vivremo questa avventura che questa ragazzina ha scritto sul suo diario. Un gioco molto particolare. Sicuramente non adatto a tutti perché, non lo so, non ha ancora molte recensioni su Steam, ma al momento la valutazione è positiva. Ma essendo molto particolare, puoi renderlo dedicato o a persone che amano appunto questo stile grafico, questa rilassatezza nel gameplay, o piuttosto può essere adatto, come ho già detto già un paio di volte, a chi ha bambini, nipoti, figli e li vuole far divertire facendogli leggere le parole, farli capire, usare proprio, prendere consapevolezza di quelle che sono le parole. Il ponte dondolava mosso dalla brezza calda, il cigolio delle assi sembrava familiare, mentre Robin l'attraversava. Dice qualcuno che dice, qualcuno cerca guai. Che succede qui? Posso fare qualcosa? Sollevare? Ah, devo muoverlo a te e lasciandolo più in alto possibile. Ma perché? Se mi metto sotto no, non mi devo usare questo per andare su. Ah, devo tenerlo così in modo che io possa poi andare avanti. Ok, la parola la lasciamo indietro. È da un po' che non si vede qui che non si vede quel libro, Robin. Sei diretta dalle lucciole, ti apro il cancello, grazie. Oh, vabbè, ma ci penso io, che ho i poteri. Dai. Al momento usiamo solo questo, poi ci sarà distruggi, insomma, ci saranno altre parole da poter usare. Le lucciole l'avrebbero consacrata, nuova custode del villaggio. Ma poi è animato bene, si vede proprio anche il modo in cui salta, il modo in cui atterra nuovamente sul terreno quando va a scivolare. Spero proprio che sia avventuroso. Partiamo all'avventura. Robin camminò carponi in quell'oscura galleria. Non le pareva per niente un abbraccio. Eh sì, non è... non lo so. Scusate questi silenzi, ma veramente si presta molto all'atmosfera tutto questo. Sollevare. Ok. Sollevare. Finora molto semplice. La campana sacra per annunciare il suo arrivo. Vado.
Devo dondolare qua, immagino. Più in fondo, forse. Sì. Posso usare qualcosa a sollevare? No, non si può andare nemmeno di qua. Posso saltare qui? No. Niente, devo continuare a suonare la campana allora. Mi dondolo e prendo un po' di... No, non c'è più nulla qua da vedere. Ma ragazzi, direi che a questo punto me lo esploro con calma. Eventualmente poi mi farete sapere anche voi che cosa ne pensate. Ragazzi, questo era Lost Worlds Beyond the Page. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.